Ciao a tutti carissimi amici del Go e ben ritrovati nel mio canale e benvenuti anche allora a questa prima lezione del corso sui Joseki di Takemiya Masaaki. Se volete qualche dettaglio in più in merito a come verrà condotto questo corso, questa lettura del libro di Takemiya Masaaki, dove appunto si studiano gli Enclosure Joseki, vi invito a vedere il primo video di questa playlist dove c'è di fatto l'introduzione. Questa per l'appunto è la prima lettura che faremo di una serie molto lunga, dove andremo ad analizzare uno schema di questo genere, quindi uno shimari con un'estensione in questo punto. Partiremo quindi con Bianco che vuole provare ad invadere Nero in questo schema qui. Nelle puntate successive vedremo altri schemi. Quindi bando alle ciance e cominciamo subito con le letture. Tutte le sequenze che andremo a vedere in questa puntata nascono da questo approccio di Bianco in questa posizione, che viene considerata a tutti gli effetti una esky move, o meglio una sonda, chiamiamola così, nel senso che è una mossa estremamente insidiosa vista dal punto di vista di Nero, perché per quanto strano possa sembrare, Nero qui ha tutta una rosa di possibilità di risposta, che adesso appunto andremo a vedere, che potrebbe certo mettere in difficoltà Bianco, ma se Bianco sa il fatto suo riuscirà sicuramente a combinare qualcosa. Qui stiamo parlando di Joseki, per cui le sequenze che andremo a vedere dovranno portare a un risultato che dia un vantaggio sia all'uno che all'altro. E naturalmente il modo, in questo caso, che avrà Nero di rispondere condurrà il gioco in una direzione piuttosto che in un'altra. E ai fini della nostra analisi tutto quello che c'è nel resto del Goban non ci interessa. Vediamo quindi allora, a valle di questa mossa qui, Nero, questa prima sequenza che vedremo, che è la sequenza diciamo più standard possibile e che dovrebbe diciamo indurre Bianco a tenersela come sequenza di riserva, nel senso che Bianco poi in base alle strategie che vorrà ottenere tenterà di fare determinate cose, però con questa sequenza che è la più semplice Bianco perlomeno fa un'invasione che gli permetterà di mettersi al sicuro e mal che vada di vivere nell'angolo, per cui perlomeno l'angolo riesce a rubarlo. Quindi se Bianco gioca lì e Nero quindi fa questa prima risposta dove enfatizza di fatto l'influenza verso il centro, Bianco dovrà rispondere in questo modo qui. Ecco che allora Nero andrà qui, Bianco estende qui, Nero chiude, Bianco protegge. Prima sequenza, come dicevamo, qui Bianco sicuramente vive, è riuscito a rubare i punti d'angolo a Nero, qui rimane anche un upskirt per un eventuale futuro salto della scimmia. Però, come potete notare, qui Nero si è creato un'influenza molto importante verso il centro. Ora qui non stiamo assolutamente andando a giudicare se è in vantaggio Bianco o in vantaggio Nero. Dipende appunto dallo stile e l'intuizione che ognuno ha nel proprio modo di giocare a Go. Però possiamo dire che relativamente a questo specifico schema entrambi sono in vantaggio. Bianco vive nell'angolo, Nero fa influenza verso il centro. Ecco, allora vediamo la prima variazione per Bianco. Quindi dopo l'attacco di Bianco, Nero estende, Hane di Bianco, Nero blocca in questa posizione. Ora Bianco, invece che andare su, un po' più in modo audace, viene giù in questa posizione. Ecco che qui si creano delle posizioni Miai, che sono per l'appunto questo incrocio e questo incrocio. Perché? Perché se Nero giocasse qui, Bianco se ne viene in questa posizione,
e come notate è una posizione analoga a quella precedente, solo che è una pietra in più, per cui bianco ottiene lo stesso risultato della prima sequenza, con la differenza che qui ottiene più territorio. Se invece nero giocasse in questa posizione, bianco naturalmente si vedrebbe costretto, per far qualcosa, a spuntare fuori da questa parte. Che scelta dovrebbe fare qui nero? Allora, se sceglie di catturare questa pietra, certo catturerebbe una pietra, però perderebbe un tempo, perché sprecherebbe una mossa per catturare una sola singola pietra e darebbe quindi il sente a bianco, che per esempio in questo caso potrebbe fare un'estensione in questo punto e uscirsene verso il centro. Quindi nero potrebbe valutare che non sia il caso di andare a catturare, di sprecare una mossa per catturare solo quella singola pietra. Allora potrebbe scendere in questa posizione, ma bianco qui scendendo avrebbe la possibilità di vivere sul lato. A un certo punto rimarrebbe sempre l'incognita di quella pietra per nero, quindi perde un tempo e la catturo, perché se non la cattura, allora bianco a un certo punto potrebbe fortificarsi. Per cui anche questa risposta di nero in realtà non andrebbe molto bene. Dov'è il caso che giochi quindi nero? Beh, con una mossa molto grande, ovvero certo mettere in attacco quella pietra, ma in questa posizione qui. Perché allora bianco a questo punto non resta che fare, come vedevamo prima, un'estensione qui, che nero naturalmente blocca, bianco scende, nero continua a bloccare, bianco con un keima si assicura un'estensione e un aggancio alla base, nero blocca, bianco connette e nero chiude. Ecco che anche qui abbiamo un doppio vantaggio. Nero con questa grandissima mossa mette in attacco quella pietra nel modo più efficace, perché questa pietra ormai è praticamente spacciata e nero si assicura diciamo la parte superiore del Goban come territorio in questa parte di angolo. Certo permette a bianco di vivere sul lato e nero si fa anche qui una grossa influenza verso il centro. Ma vediamo quindi una variazione che può fare bianco a partire da questa mossa grande di nero. Se bianco facesse un'estensione in questo punto qui, anche questa si è considerata una esking move, una sonda, perché se nero andasse a fare un tenuki giocando da qualche altra parte, nero naturalmente andrebbe qui per catturare quella pietra lì e a vivere sull'angolo analogamente come si è visto prima. Però se nero decide di rispondere a questa esking move, a questa sonda, in questo modo qui, che è il modo più intelligente naturalmente, bianco sarebbe propenso a fare un'uscita verso il centro alla quale nero risponderebbe, e adesso bianco, in virtù di queste due libertà che ci sono qui in alto, avrebbe la possibilità di spingere ulteriormente verso fuori. Perché? Perché questo è un doppio attare, per cui se nero non andasse a salvarsi questa pietra in qualche modo, per esempio così, alla mossa successiva bianco potrebbe fare questo doppio attari, vedete, e avrebbe quindi campo libero. Allora questa libertà in più che ha bianco qui in alto costringe nero a estendersi in questa posizione, ed ecco che bianco, proteggendo i due tagli, riesce a crearsi una base solida e un'uscita verso il centro. E comincia a essere una situazione un po' più disastrosa per nero, perché se ben ricordate prima nero creava influenza, bianco viveva. Qui invece nero, certo, si crea un po' di influenza qui, quelle due pietre sono praticamente catturate, però qui bianco vive ed esce verso il centro, e attenzione che qui comincia a crearsi un'influenza importante che gli potrebbero permettere di attaccare questa singola pietra in questa posizione. Noi non sappiamo qui cosa c'è, però la forma mentis è questa qui. E cosa succede invece a valle del, dopo l'attacco, a valle del nostro anè, se nero andasse immediatamente a chiudere in questa posizione? Beh, qui la sequenza naturale
è che bisogna cercare di far scappare via quella pietra. Come? Minacciando una divisione alla quale nero risponde, bianco fugge per creare territorio e naturalmente un territorio che vale per la vita e non per i punti, nero blocca, bianco protegge, non sapendo se questa scala è a vincere o a perdere, naturalmente nero se la va a proteggere piuttosto che andare a catturare quella pietra lì, e allora adesso sì, bianco può chiudere in questa posizione. Situazione analoga quindi alle precedenti, bianco vive sull'angolo, nero molta influenza verso il centro. Ultima sequenza che vediamo con la risposta di nero in questa posizione è, beh, ma quindi bianco se venisse giù direttamente qui, cosa succede? Beh, qui naturalmente nero se decidesse di bloccare per esempio in questa posizione qui, bianco non farebbe altro che andare in questa posizione qui e si verificherebbe sicuramente un caso analogo a quelli che abbiamo visto precedentemente. Se invece nero, forte di questa posizione, decidesse di chiudere in questa posizione, bianco non ha altra scelta che giocare in questa posizione qui. Da qui sicuramente ne scaturirebbero dei combattimenti, bianco ancora spazio per proseguire e eventualmente vivere nel lato, come abbiamo visto nella seconda sequenza, però qui sicuramente ne scaturirebbe un combattimento e, come molte volte ci siamo detti, è impossibile capire con molte mosse di anticipo quello che potrebbe succedere durante un combattimento. Certo, questa è la situazione più belligerante, ecco quindi che in una situazione del genere scendere subito con una pietra in questa posizione qui, forse se non siamo molto abili nei combattimenti, potrebbe non essere la scelta migliore. Ma andiamo avanti con altre variazioni, dove vedremo una risposta di nero in un'altra posizione. Cosa succede quindi se nero risponde in questa posizione? Bene, la sequenza che vedremo è una sequenza molto astuta che permetterà a bianco, dopo un po' di sacrifici e anche un po' di prepotenza, di guadagnare influenza verso il centro. Come? Creando sabacchi. Se non ricordate cos'è sabacchi, vi invito a vedere la pillola in cui ne parlo. Se nero gioca in questa posizione, bianco con questo crosscut, che è un tetsugi, va a creare problemi alle due pietre di nero. A questo crosscut di bianco, nero fa tari qui, bianco fa tari qui, nero si salva, bianco fa tari, nero naturalmente deve catturare bianco. Ecco che bianco verrebbe spontaneo da dire che giocando in questa posizione o in questa creerebbe una situazione stabile e diciamo un po' più forte per poter andare verso il centro, però non è ancora abbastanza, può fare di più, sempre con dei sacrifici. Allora la posizione migliore per bianco in questa posizione è creare un punto di approccio in questa posizione qui. Certo che questa posizione darebbe adito a nero di fare altre cose, ovvero un atari in questa posizione qui. Bianco qui allora mette in atari nero, nero cattura bianco, bianco blocca nero in questa posizione qui, atari di nero in questa posizione, doppio atari di bianco, nero salva e bianco scende. Ecco che bianco ha creato una posizione perfetta in questa posizione qui. Questa è una sequenza molto lunga che va spezzettata. Come nelle precedenti, anche in questa vi consiglio di ad ogni sequenza di guardarla un paio di volte, metterla in pausa e poi studiarvela sul vostro Goban, è importantissimo per creare la memoria muscolare e mnemonica. Ed ecco che con questa posizione qui bianco ha praticamente chiuso nero da quel lato lì, nero ha fatto qualche punticino dovuto alle catture e ai punti che riesce a ricavarsi qui,
però ecco che Bianco è riuscito a creare, diciamo, la sua influenza verso il centro. Ricordate le prime sequenze che abbiamo visto? Era esattamente l'opposto. Si lasciava nero tutta l'influenza verso il centro e Bianco viveva su. Naturalmente dipende da come sta andando la partita. Bisogna capire cosa abbiamo nella posizione centrale del Goban e a quanto noi interessa riuscire a fare influenza oppure a rubare punti a nero, perché magari può succedere anche che nel corso della partita non siamo in vantaggio e ci mancano pochi punti e magari rubando un angolo a nero si va a compensare quel gap che ci permette poi di andare in vantaggio e poi alla fine anche di vincere la partita. Questa è una sequenza molto interessante ed è anche l'unica che si sviluppa dalla risposta di nero alla prima mossa di bianco in questa posizione qui. Va, secondo me, questa è forse l'unica meno intuitiva, ma va ricordata sia lato nero che lato bianco, cioè sia lato da chi attacca che lato da chi difende, perché come vedete è molto articolata, però permette di ottenere dei risultati interessanti, soprattutto per chi è attaccato. Certo, anche nero non è messo male, non dimentichiamoci che questi sono tutti dei giosecchi, per cui nero qui comunque un po' di punti, ripeto, è riuscito a farseli, però bianco è riuscito ad avere il vantaggio. Vediamo adesso una risposta solida di nero. Quindi abbiamo visto nero che risponde qui, nero che risponde qui, nero risponde qui. Risposta molto solida, vedete, va a connettersi con la sua pietra, rende quella pietra lì virtualmente inoffensiva, perché è poverina, è da sola, circondata da tutte queste pietre molto forti. Cosa può fare bianco qui? Beh, bianco in questa posizione se ne esce di là, e se nero decide di chiudersi mettendo praticamente in pericolo quella pietra, perché vedete un taglio in seconda linea, bianco la lascia perdere e si estende in questa posizione. Così facendo crea una forma leggerissima, quindi queste sono delle mosse molto leggere, molto ampie, che però cominciano, vedete, a permettere a bianco di avere quell'aria e quel respiro per poter eventualmente creare una base se nero dovesse rispondere prima qui, oppure se nero dovesse minacciare quella pietra, permetterebbe a bianco di uscirsene verso il centro. Anche questa è una sequenza con sabacchi, ovvero con uno sviluppo molto leggero e molto standard, ma vediamo adesso un po' di esempi e di variazioni. Altra opzione di bianco dopo la risposta solida di nero? Beh, una sequenza un po' più meno leggera della precedente, quindi un po' più pesante. Bianco se ne scende qui, nero blocca qui, bianco fa l'estensione di prima e nero gioca nel key point, che è questo qui, e che costringe di fatto bianco a chiudersi necessariamente in questa posizione, costringendolo a mantenere una posizione molto bassa, vedete, sulla famosissima, anzi la famigerata linea della sconfitta, la seconda linea, e bianco probabilmente riuscirà anche a vivere qui, perché qui queste due pietre sono connesse, magari riesce anche ad uscire, però un po' più pesante. Per voler salvare una pietra riusciamo comunque a combinare qualcosa come bianco, però in un modo un po' più pesante. Prima avevamo virtualmente sacrificato una pietra, però avevamo comunque distrutto un po' l'influenza di nero, che è un po' lo scopo di tutti questi giosecchi. Vediamo altre variazioni. Se dopo questa estensione di bianco nero va a giocare subito nel key point, in questa posizione, di fatto cosa sta facendo? Sta lasciando libero e scoperto il famoso anè che abbiamo visto all'inizio di tutte le sequenze e che abbiamo visto che è un punto molto importante, che naturalmente bianco va a prendersi in questa posizione. Qui nero sicuramente valuta di dare per spacciato l'angolo, ma di evitare che bianco prosegua. Quindi la risposta di nero è questa qui, bianco viene qui, nero chiude minacciando quel taglio lì, bianco protegge, ed ecco che abbiamo una situazione paragonabile alle prime che abbiamo visto, ovvero bianco vive nell'angolo, nero ha molta influenza verso l'esterno. Quindi abbiamo trovato una risposta anche per questo tipo di sequenza.
Se Bianco invece, dopo la famosa mossa e la risposta di Nero, decide di andare subito a prendere la Ne in questa posizione, ecco qui che la sequenza diventa molto rischiosa, perché si sviluppa di fatto uno zoom-go, chiamiamolo così, dove Nero risponde lì, Nero, Bianco qui naturalmente deve cominciare a pensare di vivere in questa posizione, Nero minaccia, Bianco protegge, ma Nero con questa mossa alla quale Bianco risponde così e questa mossa va di fatto ad inibire a Bianco la possibilità di fare gli occhi, per cui va ad uccidere la forma. Provate queste sequenze, soprattutto questa nel vostro Goban, e provate a trarre le vostre considerazioni. Certo, alla disperata possiamo tentare anche un attacco in quella posizione lì, però in questo caso qui, se siamo i difensori e sappiamo bene che giri fare e abbiamo fatto anche un po' di zoom e go, sappiamo che questa sequenza porta a questa conclusione. Altra risposta di Nero. Allora, a valle dell'asking move, la risposta di Nero in questo caso è questa qui. Cosa fa Bianco? Beh, Bianco fa questa mossa qui, che viene considerata una mossa estremamente smart, quindi intelligente, perché costringe Nero a chiudersi in questa posizione, onde evitare che poi Bianco lo possa andare a tagliare. Bianco prosegue con un'estensione, naturalmente Nero prende il key point in questa posizione qui e Bianco si estende qui, quindi anche qui una forma estremamente leggera, dove vedete, ricordate quindi sempre la posizione di partenza per valutare poi queste posizioni finali, dove Nero aveva un bello scimali che gli chiudeva l'angolo e questa pietra che gli permetteva di avere dell'influenza in questo lato. Ecco che Bianco in questo caso, con una mossa di sacrificio che è questa qui, ha potuto andare ad approcciare tutta la forma di Nero, quindi non una singola pietra come succede per esempio nei Joseki dove andiamo a fare i cacari, ma con un'intera sequenza di pietre ad approcciare il gruppo di Nero e a crearsi delle forme, appunto sabaki e snelle, che gli permettono e poi di svilupparsi come meglio crede nel futuro della partita. Quindi abbiamo visto a questa risposta di Nero questa sequenza di Bianco, ma vediamone un'altra, quindi un'altra variazione. Ecco che se a valle di questa risposta di Bianco Nero andasse a fare una chiusura serratissima come questa, ecco, questa è considerata una mossa un po' bruttina, perché metterebbe Bianco nella condizione di fare una mossa forzante, dove Nero è costretto naturalmente a rispondere, ed ecco che qui Bianco si fa un'estensione analogamente a qualche esempio fa, ricordate, si crea questa forma, anche questa molto sabaki, che gli permette di dominare in questa posizione e ormai di spezzare il legame che c'era tra questa pietra e le pietre sopra di Nero. Benissimo, allora vediamo adesso quest'ultimo gruppo di variazioni che scaturiscono da questa invece risposta di Nero. Le abbiamo viste tutte, ci mancava questa qui. Dopo questa risposta di Nero, quindi Bianco fa una Ne, Nero pinza in questa posizione. Bianco ha bisogno di aria, ha bisogno di respirare per poter vivere, quindi vuole estendersi. E Nero naturalmente blocca. Bianco continua a estendersi con questo Hiraki e Nero con questo Nobi estende in questa posizione per fortificare e tenere diviso. Bianco gioca in questa posizione, Nero blocca, Bianco minaccia, Nero protegge e Bianco fa una bella forma in questa posizione, che resta virtualmente connessa a questo gruppo interno, il quale potrebbe anche generare almeno un occhio, almeno un occhio. Questa è una forma molto bella, molto sabaki, che ha ancora dello spazio libero per potersene scappare verso il centro. Cosa otteniamo quindi? Questo risultato per Bianco,
nero qui si chiude e guadagna la parte superiore del goban, dividendosi protegge questa sua pietra e si mantiene la porta aperta eventualmente per proseguire e creare della controinfluenza in questa posizione supportando anche questa pietra, naturalmente da declinare il tutto nella situazione complessiva intorno al goban. Ma vediamo anche una risposta un po' più semplice e un po' meno lunga che potrebbe fare bianco e che comunque è interessante. Quindi anche qui bianco fa la ne, nero come abbiamo visto prima fa la pinza, bianco estende, nero blocca e qui bianco può semplicemente fare un salto di uno in questa posizione per creare un ancoraggio che probabilmente gli permetterà di fare un occhio, due è un po' difficile, però comunque ha la testa fuori per potersene scappare verso il centro. Situazione, soluzione semplice, con poche mosse che ci salvano un po' dall'inghippo e come potete notare anche creano questa divisione tra il gruppo sopra e il gruppo sotto. Andiamo comunque a distruggere l'influenza, in questo caso di nero. Vediamo invece quest'altra variazione che scaturisce da una diversa risposta di nero in questo punto, quindi abbiamo detto anè, estensione di nero, bianco va su per prendere spazio, ecco che nero invece di bloccare questa volta in questa posizione viene a bloccare qui. Beh, qui bianco deve scendere in questa posizione, nero pressa, bianco se ne scende giù, nero lo attacca in questa posizione, qui bianco protegge, nero a sua volta protegge in questo modo qui e bianco estende. Bianco gioca solido, vive sicuramente nel lato e nero, vedete, si fa la sua influenza verso il centro e si avvicina anche molto a questa sua pietra qui, per cui qui nero c'ha un'influenza veramente importante. E se nero decidesse di non pinzare in questa posizione ma facesse invece una mossa di questo tipo andando subito a bloccare quella pietra di bianco, beh, bianco deve necessariamente fare un'estensione in questa posizione. Ecco, questa sequenza è considerata estremamente peggiorativa per nero, perché se è vero che nero qui in alto si solidifica e si accaparra l'angolo e si ancora sopra, bianco, anche se una forma molto leggera e molto attaccabile, perché questa forma qui, ricordiamolo, è una forma che permette a nero di catturare, essendo un taglio in seconda linea, bianco, proviamo anche a simularlo, per esempio in questo caso qui, semplicemente nero contro bianco contro tagliando nero costringerebbe nero a catturare questa pietra di bianco, ed ecco che bianco adesso è assente e può fare quello che vuole qui, quindi giocare per l'influenza, o se qui c'è una situazione che glielo permette andare anche ad attaccare questa singola pietra, per esempio con uno shoulder hit in questa posizione. Per cui questa mossa di nero qui non deve assolutamente essere fatta. Piuttosto, nero potrebbe rispondere in un modo un po' più sensato bloccando bianco in questa posizione. Allora, la sequenza che naturalmente ne conseguirebbe sarebbe un'estensione di bianco, nero lo tiene a bada, bianco prende respiro verso l'alto, nero lo chiude. Bianco fa un taglio sistematico in questa posizione perché getta le basi per due potenziali risposte di nero, le vediamo entrambe. Quindi questo taglio di bianco, se nero lo blocca qui in alto, bianco minaccia, nero protegge, bianco estende ancora, nero chiude, keima di bianco. Bianco, il giovecchio finisce qui, quindi bianco vive nel lato, nero perde il lato ma guadagna tutta l'influenza. Questa pietra qui è messa molto male, però nel suo ha ancora un po' di agi.
potrebbe nascere una scala, è da vedere. Però comunque il grosso vantaggio di Nero in questa situazione è indubbiamente il fatto che ha guadagnato moltissima influenza verso il centro. Bianco vive, ma proviamo a fare qualche passo indietro fino a questo taglio per vedere un'ulteriore risposta che potrebbe dare Nero. Quindi rifacciamo tutta la sequenza così ci resta in mente. Bianco viene qui, Nero chiude bianco, bianco scende, Nero chiude, bianco estende, Nero blocca, eccolo qua, taglio di bianco. Se Nero non va a chiudere bianco qui ma decide di rispondere in questo modo qui, bene, adesso bianco allora ha della forza per uscire fuori, Nero taglia in questa posizione e bianco scende. Ecco che qui si genera un doppio Mi'Hai, quindi una situazione speculare che permette a bianco e a nero di decidere da che parte rispondere, generando in ogni caso due scale per bianco. Perché se nero decidesse di venire in questa posizione qui, per esempio, bianco potrebbe tranquillamente mettere in scala questa pietra qui che andrebbe a morire. Se invece nero decidesse di estendere da questa parte, da qualche parte, ecco che per come stanno le cose adesso, se bianco gioca in questa posizione, questa è una scala a perdere per nero. Per cui dipende poi da cosa succede qui nel Goban. Se abbiamo dei ladder block in questa posizione qui, noi sappiamo che raggiungendo una situazione del genere, scusate, mi è caduta una pietra per terra, raggiungendo una situazione del genere o ricercandola, sappiamo che generiamo due scale. Magari potrebbe essere anche un piccolo tranello, perché probabilmente nero, vedendo questa pietra da sola, potrebbe venire spontaneo di volerla salvare in qualche modo, ed ecco che noi tac partiamo subito con la scala, se sappiamo però che è una scala naturalmente a vincere. Ecco, con quest'ultima sequenza abbiamo completato tutta l'analisi della nostra posizione iniziale del Joseki e di questo primo capitolo, ne seguiranno altri. Sono molto tecnici, come avete potuto notare, e hanno una gestazione da parte mia molto lunga, per cui usciranno con il contagocce. Però, come dico in ogni video di una certa importanza, questo fa scoppa con il fatto di doverli studiare in un certo modo, perché mettere tanta carne al fuoco poi può essere controproducente. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito ad iscrivervi sul mio nuovissimo canale di Telegram, Venexiano Channel, questo qui, dove avrete la possibilità di essere informati in tempo reale su tutte le novità del canale, dove io scriverò anche dei messaggi molto brevi per darvi delle indicazioni, potremo fare dei sondaggi e quant'altro. Ma attenzione, nel caso di video particolarmente impegnativi come questo, vi fornirò, quindi solo per gli iscritti nel canale di Telegram del Venexiano Channel, i file SGF che racchiudono tutte le lezioni che faccio qui nel canale. Per cui, per esempio, tutte le sequenze che abbiamo visto qui, che certo potete tranquillamente provarle con il vostro Goban di fianco e magari mettendo in pausa il video di tanto in tanto in modo che possiate studiarvele, però potreste avere anche la possibilità di avere il file SGF dove con molta più tranquillità, anche offline, potrete fare le vostre prove sul Goban. Non mi resta altro che ringraziarvi e salutarvi, e ci rivediamo al prossimo video e alla prossima lezione. Ciao a tutti!